Buon pomeriggio a tutti. Ah, ah, oh, buon pomeriggio oh, a tutti. No! Ecco, dimenticavo qualcosa. è okay, dimenticato. La sì. pausa ti ha, ti, ha, ti ha danneggiato. Dovevi Ho dire, no, ma non una parola, una lettera. Esatto. Vocale proprio. Ragazzi, buon pomeriggio. Sì. Eccoci. Bentornati. Esatto. Ho rovinato tutto. è Proprio il caso di dirlo. Welcome back. Oh. Welcome Beh, back. Siamo... Ormai è fatto, dobbiamo fare un'entrata ciascuno di noi iconica simbolica ogni live, la sì. propria battuta e poi ci facciamo le magliette. Vabbè, ah, oggetti ah, sarà uno uh. che le mischia tutte in un solo, vo uh, in un solo vocabolo o onomatopea. Mm. Perfetto, <ride> allora, che <ride> bella idea! Welcome! Eh, che poi bisogna vedere, Mario e Nicola. L'idea è bella Perché è che l'altra volta avevo la maglietta Peni, non so se qualcuno ci ha fatto caso, comunque eh, <ride> Nic Nicola in live ti si vede tipo mh, il cyborg di, mh, bene. di... Di Terminator 2 quando passa attraverso le Ma barre. Ma io il <ride> oh, ho, ho, ho il T1000, il T1000. Esatto. Ecco, 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 adesso ti si vede bene. Ah, ok. <ride> non capisco bene, ecco, ho aperto come al solito. Ho aperto un attimo Twitch e c'è soft porn. Allora, uh, ragazzi, sì. ma, ma non possiamo competere, cioè, non, non possiamo. <coughs> ok, cambio di argomento della diretta. Tutti parlare della situazione off di Twitch, perfetto. <ride> Un'ora e mezza, così, analisi. Ah. Che bello, siamo tornati qui, ragazzi. Voi avete visto anche il video, magari in parte di voi, che introduceva il nostro ritorno, ma per noi è stata una bella pausa. Quindi, sì. siamo, siamo belli presi, sono successe siamo... delle cose, sono successe delle riposati. cose. Quest'estate, esatto, <ride> sì. tipo, Beh, eh, allora, tu, Mike, ecco, rispetto, rispetto a quello che sono state le ultime live insieme, in cui ci si guardava negli occhi dicendo: Ma succede? Niente. Nulla, esce qualcosa? No. È successa qualche controversia? No. Mm. Che fate? Che un boh? No, esatto! Era così, era così. Invece adesso abbiamo delle cosine, non dico bracciali scottanti, ma che fanno discutere. Abbiamo il discorso che ormai, dopo domani, abbiamo un evento di Sony, che praticamente sarà il suo E3, dopo mm che ha fatto questa comunicazione non felicissima di prima dire l'upgrade di Horizon Zero Dawn eh, no, di Horizon Forbidden and West sarà a pagamento 10 euro creando il classico ormai secondo me già anacronistico obsoleto discorso eh ma però il costo dell'upgrade possiamo parlarne però poi ricordandosi quasi da parte del pubblico che è una cosa che non dovrebbe succedere a un'azienda no ragazzi ma avevate detto che sarebbe stato gratis quello di Horizon sì è <ride> vero è vero, uh, però i prossimi no. Ecco, questa è una cosina perché poi può far discutere della questione cross-gen che dura e durerà per tutte le aziende, è Major, abbastanza. E poi abbiamo il discorso gaming uh, limitato in Oriente, in Cina. Mm -hmm. Questa cosa molto, molto dura. Dai, ma ma che all'Europa potrebbe piacere? <ride> perché? Perché cosa? No. No, a sì, me, sì. Piace, me piace. A me piace. Ah sì, beh adesso... Deve Deve farlo. Farlo. Perché, perché, che perché, vogliamo perché vogliamo ti parlare? piace? Esatto. No, la Cina, mica sta stronzata. La Cina mi dice... <ride> beh, comunque... l'eventualità allora, L'eventualità mm. che succeda anche in Italia, perché c'è da dire che... Uh, sta roba è tornata alla ribalta della Cina. Si sapeva, si è saputo nelle settimane scorse, però è tornata alla ribalta. Ok, pensavo, stavo scherzando. <ride> no, sei stato okay, okay, okay. no, è, è successo? Sì. 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 sì, sì, ti abbiamo perso per, per un attimo, ma poi <ride> okay. sei tornato. Stavo dicendo, sto, sta roba della Cina si sapeva da un po', ma la novità qual è? È che era Pisano che non è più ministro, però ha detto, beh, forse ci vorrebbe anche in Italia una limitazione simile. E quindi, che facciamo? Non ci muoviamo a limitare i videogiochi? Mm. Questo... Oh, non dite alla Pisano che è quello che stanno facendo a Kabul, perché sennò tra ispirazione e quella da lì siamo fottuti completamente. <ride> <ride> Proviamo comunque... attraverso la chat esatto. a fare un po' di fact-checking. Chiedo anche a voi, ragazzi, che ci state seguendo. Se ricordo bene, ma chiedo conferma, perché non ne ho adesso consapevolezza totale. Il governo cinese aveva vietato, o meglio, limitato gli orari di gioco a tre ore nel weekend per quanto riguarda il gaming online, giusto? Mm -hmm. Perché dovrebbe essere quello specificatamente su internet, quindi multiplayer e so on. Intanto magari posso anche andare a controllare io. Però ai minorenni online, giusto? Ok, solo online. Per i minorenni, esatto. Per i minorenni, ok, questo è già importante, non è. Così tanto meno sciocco, però sapete, eh, c'è di nuovo quel discorso che salta fuori. Ossia, che dirsi voglia? il gaming quanto è cambiato rispetto ai nostri anni 90? Nel senso, io esatto, tutto, 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 lo stesso concetto di game as a Service prima non esisteva. E io ricordo, con enorme nostalgia, ma anche mi viene l'ansia a pensarci: di quando c'era questo movimento di cultura genitoriale preoccupatissimo per il videogioco negli anni 90 non meno di oggi non più di oggi ma in maniera molto diversa oggi ci sono altre preoccupazioni prima c'era il diventi cieco ti rovini, non fa male fisicamente diventi violento ti muovi. Di... quello non l'ho vissuto io beh, però poi è arrivato beh cavolo, anni Doom, 2000. Uh, Mortal Kombat sì, uh... sì, sì eh, Carmageddon, Carmageddon. Carmageddon. Eh, eh, ma lì ricordo... non avevamo la patente, cioè, quindi diciamo eh, era, sì. eh, era meno probabile in bicicletta era un po' più difficile. <ride> Però io ricordo che c'era il genitore che diceva: Guarda, allora, un'ora e mezza al giorno, no, potevi fare questo, quest'altro, a seconda di chi avevi come diciamo, tutore e io. Ho oh, queste memorie, io. di io con il timer della televisione che si sarebbe spento e cercavo di svegliarmi prima di loro per accenderla senza che quel timer si attivasse per far finta poi di essermi svegliato da poco per poter finalmente finire un livello che sarebbe durato più di un'ora e mezza. Per esempio, sbloccare il Rayton Barry in Final Fantasy VIII. C'era tutta questa politica di meccanismo strategico che forse ci ha anche fatto sviluppare l'Arguzia e la Cume in determinate istituzioni della vita. Però, però da una parte era eccessiva la preoccupazione, assolutamente sì, così come si potrebbe aprire anche il discorso sui peg e così via, che è ancora diverso. Però se questa discussione delle tre ore è un eccesso, secondo me, al limite del folle, voi come vi sentireste a dover affrontare l'argomento videogioco online fortemente appassionante diciamo comunque coinvolgente attraverso anche le interazioni con gli altri e gli amici, gli amici, gli amici di scuola e così via alla game as a service fortnite and company perché lì, lì è un po' come io al liceo Lineage 2 io al liceo Lineage 2 sono arrivato lo dico con orgoglio perché sì però ecco sono arrivato al collirio ecco. cioè se non potevo andare avanti <ride> madonna se, mia se non mi mettevo il collirio stavo aspettando un rango in realtà tipo il livello 60 milioni no no no, no, no il collirio, 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 collirio è un bel livello fidati esatto. oh, comunque posso chiederti quindi, una cosa Mike ma quindi avevi il timer anche tu sì, sì. Quello verde in alto a destra. Che Sì, sì, sì. sì avevo il, il timer. Io, poi... io, ce avevo, io, dato che comunque avevo già qualche dote mezza hacker, si è passata a vari sistemi. Nel senso, quindi il timer proprio fisico, quello sulla presa della corrente, trrr, che era messo nella stanza di fianco. Quindi Fantastico. era ancora più infame come cosa. Era terribile. <ride> sì, no, eh, però cioè, tutti i vari sistemi di bypass. C'è stata una lotta infinita. Quello pure <ride> mi ricordo alla, alla linea dell'epoca. Pure quella era temporizzata. E lì pure sistemi per aggirarle, tutti avevo addirittura con un mio amico. Cos'è? Pluribocciato. Infatti, di lui mi serviva solo l'età. Le mi ricordo, uno delle <ride> medie. riuscì a sottoscrivere un contratto con Giampi. Non sapete ricordate l'operatore Giampi? No, <ride> no, non ricordo. Vecchissimo, un operatore Forse Nicola, se adesso ah, sì? lo ricordo, cioè una io rana così. Web. Ma do Più o meno cata quel web, il periodo. Casa per, web già per avere un, un abbonamento a parte che mi, mi permettesse non mi ricordo a quanto tipo mi sa a, a, a troppo <ride> di potermi connettere uh, un'ora e mezza al giorno ed era tantissimo. Cioè, madonna, madonna già, par già, parlare di... già parlare di connettere è troppo. Come cosa c'entra? <ride> cioè, ho parlato un attimo delle limitazioni, dato che abbiamo parlato di limitazioni, <ride> ecco cosa c'entra. <ride> Cioè, <ride> tenevi il telefono occupato, era quello il senso, sì, ma pure, quando gli altri dormivano, no, io quanti anni avevi? Alle medie, sarà stato qua 15 anni, forse, 14-15 anni. Eh. A quell'età lì andavo a dormire tipo alle nove e mezza, dieci. Era proprio... No, ma anch'io andavo a letto, letto presto, eh, sì, sì. No, io, io nominalmente... Il, il problema del telefono era gravissimo. Che non, cioè, sì. dovevo pregare Dio che non tirassero sulla cornetta. Perché io non lo esatto. tenevo occupato. Eh, ma infatti ho ah, più sgamato. C'era il, il filtro... C'era il filtro attaccato alla, alla presa che... Ti Permetteva di giocare senza tenere il telefono occupato, però, quando si alzava ah. la cornetta eh, scattava la, la internet, o internet e o il telefono. Eri nel 3000 sì. i miei genitori. Io volevo essere nel 4500, ma non, non me lo facevano fare. <ride> Quindi ci state dicendo che l'unica differenza tra i bambini cinesi di oggi e noi, negli anni 90, è che. Nel loro caso è un costrutto questo tempo risicato, nel nostro <ride> caso era proprio così, punto e basta. Ah, sì, sì, era sì, la nostra sì. realtà. Sì, sì. Che, che però in realtà l, l, il loro mercato e il loro tipo di gioco mobile è molto diverso dal nostro occidentale mm -hmm. nel senso non diverso come giochi diverso nella cultura proprio e per quello che allora hanno dovuto mettere un freno perché da loro i gacha e, e tutti i giochi online mm -hmm. mobile per cellulari sono proprio un, un, una seconda vita ma vera sì peggio di quella che erano gli MMO da noi nel 2000, molto peggio, oh, perché loro voi. se la portano dietro, noi dovevamo stare a casa per farlo, almeno, cioè se uscivi fuori uh -huh. di casa World of Warcraft non ce l'avevi, ancora adesso eh, però per dire... Beh, però a chi vedi adesso, loro... per esempio, un, per dirti un Genshin Impact, ma sempre gioco il cinese e tutto, ci volevo continuare su mobile poi. Sì, eh, eh, no, è, è quello il problema, capito? Quello, sì. è, è proprio quello il problema. Adesso è, è diverso e per loro è quadruplicato il problema. Eh, forse no. noi eh, occidentali abbiamo un po' meno cultura del gaming mobile. Che da noi, sì, forse sì. il gaming non tutti, dipende dalla fascia d'età. Forse per noi il gaming mobile è più un passatempo per quando stai aspettando il pullman, no, sei in bagno, sei in treno un pochino. E eh, eh, ma anche forse. per loro, però è diverso. Perché allora ti spiego, io seguì. Eh... Praticamente una, una co la conferenza fu, fu allo sviluppato di Bologna di un'azienda che praticamente importava in Giappone giochi occidentali, però per mobile. E lì praticamente fecero tutto un, un panel per quanto riguarda il gioco fatto per uh, gli asiatici. E c'erano delle cose che effettivamente non ci avevo mai pensato. Per esempio i giochi appetibili da loro dovevano essere giochi... Dove praticamente li puoi fare soltanto con una mano con il pollice. Perché è pensato per chi sta in metropolitana o comunque esatto, nei mezzi sì. di trasporto. Esatto, quindi è una concezione: cioè, c'è piccole cose che hanno delle concezioni diverse rispetto alle nostre. Per quello dico, è proprio culturalmente diverso il gaming su mobile da loro rispetto a noi, mm, esatto. è, è più, molto più radicato. Esatto. E poi non so se effettivamente sia una questione di salute che la Cina gliel'abbia imposto o perché se ne sbattono le balle e quindi dicono: no, no fate come vogliamo noi e state rovinando l'economia giocando mobile. Sì Penso più questa, probabilmente. <ride> esatto. Vabbè, c'è da dire che culturalmente è un'altra cosa. La Cina, molto più chiusa, molto più la tendenza a controllare un pelino, bloccare di qua, bloccare <ride> di la là. Pena, <ride> Cioè, non ti connetti facilmente alla rete. Tra, devi, devi usare un VPN. Se ti sgamano, ti fanno, ti fanno molto male. Stanno alla eh, Quindi è un po' complicata la, la situazione Comunque. di là. Se proprio vogliamo andare a vedere. in Anche in se. Sapete se, se che non riesco a capire a lungo termine come impedire a un ragazzino di Questo giocare a un gacha te lo renda più controllabile. Secondo me ma... più giocano ai ghiaccia oh, più diventano bene. controllabili, perlomeno credo che si inneschino dei meccanismi, degli automatismi eh, nella testa giocando a un certo tipo di gioco. Comunque, ma, ma stessa cosa per le, magari per le slot machine: questi meccanismi di, di ricompensa con, sì, con sì, azioni sì, ma cicliche. Probabilmente... Si riferiranno alla produttività, al tempo speso, all'assenza completa da quello che è la vita sociale, il cercare di comunque educarli come adulti autonomi. Mm. Non, non ho in mano dati per capire quanto si possano autodistruggere quei ragazzini in quel contesto, in quei mobile game, però. È indubbio che non tutti i dati notizia. falsati eh, perché non arrivano assolutamente ah. <ride> i dati reali. Beh. <ride> <Touché>. <ride> 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 tu scegli, purtroppo qui nessuno è ancora genitore, quindi probabilmente mm. l'argomento ci tocca. È sì, uh, a un certo punto. Esatto. Sì, no, ci tocca perché ci identifichiamo con i ragazzini che vogliono giocare perché tutti quanti qui erano ragazzini mm -hmm. che volevano giocare. Tutti quanti qui hanno fatto carte false eh, pur, di, pur di giocare mezz'ora in più, un'ora in più. Eh, quindi possiamo vedere soltanto quel lato della, della barricata. Però a volte mi capita di pensare, il giorno in cui sarò un papà e mi renderò conto che mio figlio è stato sei ore a scuola. E poi a casa è stato 5 ore su sto robo, poi andiamo a cena e poi va a dormire. Io mi renderò conto che la sua giornata è condizionata per la metà da, dalla scuola, perché ci deve andare, e poi non ha avuto varietà di stimoli nel pomeriggio, <ride> ha fatto una. Una cosa e basta. Eh, ma era quello che volevamo fare noi. Cioè, questo eh, è il classico eh. esempio, se di cosa? Io ho cioè, gli ex colleghi dell'esercito, magari quelli più anziani, che dicevano: eh, tu puoi addestrarti quanto vuoi, però fino a quando non arriva il momento della verità, in operazione, che ti trovi in una situazione a rischio, non sai come reagisci. Qui è la stessa cosa. Fino a quando non hai un figlio, capace che diventi proprio un uh, diventi proprio quello che, a cui ti sei sempre opposto. Quindi bisognerebbe vedere. Il discorso che ho fatto io all'inizio, era anche quello: gli stimoli poi quasi diventa quelli della generazione precedente che possono superficializzare però lo stimolo che avevamo noi negli anni 90 era 400 giochi al mese che provavamo e lì ok è videogiocare ma di stimoli se ne ricevi tanti molto eterogenei se magari invece entri in quel loop con quel gruppo di amici e per anni vieni assorbito completamente in un solo ecosistema. E eh, magari ti, ti perdi un po' di quella varietà che ti dava profondità anche di appunto esperienze ludiche che fossero, che arrivavano, però a formarti. Perché è impossibile negare il fatto che nella nostra crescita. Il videogiocare abbia anche formato, sì. potevano essere sceneggiature, sì. personaggi, sfide, superare Probabilo. le sfide così via. Anche lo stesso concetto di microtransazione oh. di ghiaccia e così via. Ti cambia anche l'approccio iniziale alla vita, poi cresci e o rimani scemo, oppure dici, cavolo, questa cosa però eh, no poi ci si divide in base anche alla propria intelligenza e l'esperienza di vita, però è eh, ok. È un casino, però sì, diciamo che forse è un po' eccessivo e perentorio quello che stanno facendo. Ma guarda, io sono, mh, sono già contento del fatto che in Cina eh, si sia presa la questione con una certa mh, analisi, cioè nel senso di già dire... Uh -huh. i videogiochi online sono diversi dai videogiochi generici ah, cioè, sì. questo è sì, sì, sì. un passo avanti ve lo immaginate voi in Italia un politico che fa se quelli online però sono diversi perché in Italia avrebbero detto <ride> i videogiochi aspetta ci sono quelli online e quelli offline dovremmo capire di cosa si sta parlando signore no, togliamoli tutti, le, Togli le togliamo tutti. <ride> i videogiochi togliamoli tutti esatto. in generale <ride> il ma il telefono è un videogioco signore questo è un videogioco no? Esatto, lo teniamo eh, no, no. L'aggi elettronico no? si gioca, ci sono i tasti, fa rumore, c'è un punteggio. Ah, il numero del telefono è un punteggio. Allora, sì, è un <ride> <gioco>. <ride> Ma comunque sì, immagino che pure lì. Cioè, non solo i ragazzini, ma pure i grandi li abbiano una cultura maggiore di questo, di questo universo qui. Cioè, ma esattamente come, come in Giappone, eh, i manga non li leggono soltanto i ragazzi. Esatto, in è il veramente... problema nostro. Cioè, noi c'è lo, sì. lo stigma un po'. Cioè, diciamo, il retaggio del eh, gioco, videogioco per il ragazzino. Cioè, non, eh, è rimasto un po' questa classe, cioè, questa generazione che Li relega ancora nel, nel mondo del, della gioventù, diciamo, e non un intrattenimento per tutti. Quindi è una cosa che apparentemente non li riguarda. Comunque, non, non ci ho dentro. Comunque, stavo leggendo una, una cosa bella le ultime ore. Eh, secondo cui. Voi... Uh, credo che si chiami Xi Jinping uh, um, abbia cambiato uh, l'istruzione come si insegna il patriottismo perché in Cina si insegna il patriottismo nelle, oh, nelle scuole e lui marcoso. abbia cambiato questa roba anche per i bambini da 6-8 anni in cui ci sono delle filastrocche che citano più o meno Cina ti amo uh, poi aspetta uh -huh. eh, tra le citazioni come leader del partito e dello Stato, nonno Xi, Xi, Xi Jinping, eh, ci ha sempre avuti a cuore e spera che riusciremo a crescere come degni costruttori ed eredi del socialismo. Eh, vabbè. Eh, sono beh, cose che non, non, ci, vo, ci tengono ad avere un attimino, l'attenzione sulla gente, limitarli, dirgli ciò che devono pensare. Quindi certo. è, è una cosa un po' diversa e complicata, anche metterci a paragone. Cioè, sarebbe comunque limitante, sì. comunque è molto. Però, macchinoso un'altra cosa? all'attenzione ovvero il Giappone, perché comunque sia se, se il problema è in Cina, cioè in Giappone è dieci volte tanto. In Giappone, io in Cina non ci sono stato, però in Giappone sono stato nelle, nelle sale giochi dove eh, si giocava ai GDR: avevi soltanto il mouse e due tasti. E, e Francesco, no, sì. sai di che parlo? E stavano lì dalla mattina fino alla sera. Madonna, del... comunque, la curiosità, appunto, dato che lì c'hai le sale, mi sei bloccato, pollice, bloccato di nuovo. Ok, ti hai ribloccato di nuovo. Nicole. No, è comunque. Quello... Sì, no, è quello. Cioè, infatti, quello che si può fare con un pollice, là, si faceva con due tasti. E il mouse, cioè no, la pallotta beh... del mouse, no, infatti, se, se ti ricordi, là c'erano proprio i, i, i piani, dato che era a sono a tema. I piani delle sale, sì. c'era quello GDR, c'erano pure CAB che erano RPG online. Sì. Mi ricordo, ce n'era uno di Final Fantasy, che non mi ricordo qual era. Che erano, andavano per la maggiore, tipo che c'erano 20-30 cabinati dello stesso gioco. Mm -hmm. E poi una curiosità: Madonna. in quel piano, ma soprattutto in quello dei fighting game, erano gli unici che potevi fumare. Cioè, non potevi fumare per strada, però <ride> lì dentro potevi fumare. Infatti c'era quell'odore, cioè, di sigaretta al chiuso, appena fumata, che mi, mi, ci ha riportato a me e <ride> un altro mio amico. Ma, questo odore non ti dà proprio di, di, di anni 90 <ride> cioè, ma, ma tantissimo si fumava. Eh, Sì, oh, no, per perché me... c'era Quell'odore di rimasto Praticamente affumicato Dall'interno, che ci ha riportato indietro Nel tempo, <ride> cioè sembra una cosa Una stronzata, però è vero Era un odore che in un ambiente pubblico Non sentivamo allora, da una vita Una allora, cosa era che era. Forse, forse molti non, non se la ricordano Questa cosa, ma sui cabinati Negli anni 90 C'era la posa una... cenere non era la posa cenere, era la posa gettoni, ma tutti la usavano in modo improprio. <ride> no, no, no. Ad alcune <ride> c'era il posa cenere. Ad alcune sì, c'era sì, il posa cenere. C'era posa cenere. Ma quello i biliardini. Cioè, ai biliardini è a voi i Io mi ricordo giochi. che non c'era differenza, però. Allora, cioè, no, la, la io, posa io, cenere e posa gettoni, sempre la cenere. Posso di allora. Posso dire che non mi ero mai accorto <ride> quello fosse un posa gettoni? Perché io ce l'ho stampato in, in testa com'è. Se trovi qualche immagine, magari fai lo scopo. Allora, è allora era, sì, cerco io. Era metallico, era metallico in discesa, era metallico. Era in discesa sì. e poi c'era il blocco. Sì, metallico, in discesa e poi c'era il blocco per fermare i gettoni, se no ti no, cadevano. Non... Per, per posare sigarette. Esatto, quello era un po' già io. sigarette. Perché se tu vedi molti cabinati che non ce l'avevano all'epoca. Però pensaci: pensa se ti ricordi un cabinato che non ce l'aveva, avevo le bruciature di sigaretta al lato. Certo. Eh No, non è certo, perché non doveva succedere, e quindi molti <ride> avevano il, il posa sigaretta. Comunque, te lo cerco, aspetta. Io non sapevo sì, sì. fossero posagettoni perché andavo lì sempre con uno. Sì, è vero, ho un gettone esatto, il mio che esatto, era già Devo vincere questa sì, partita. 4 me... ore per decidere dove metterlo, quel gettone esatto. lì, dall'altro perché sennò, sì, sì, era, erano posaceneri quelli, non, non l'ho mai ma nemmeno percepiti come posa gettoni Io li vidi usare come vabbè, perché quasi tutti ne avevano uno solo, però li vidi usare come posa gettoni dai più grandi che magari investivano il, vabbè, il patrimonio di 2000 ieren in gettoni, capito? e quindi ne ah, avevano 7-8 i, no. i, <ride> I, bar i baroni <ride> i baroni 2000 lire <ride> <ride> no, oh, scusate quando avevamo 6 anni per noi 2000 lire erano in no, no, armi per... sottolinea che si giocava a 100-200 lire poi sono passati sì. da 200 a, a 100 -100, 500 ora sì. un culo a loro da 1 euro a 2 euro cioè 4.000 delle vecchie lire Per Siamo prendere bravola. a Un sacco di gomma Terribile sì, no, ma Io le partite a Meta Slug A 200 lire Non le dimenticherò mai Perché erano veramente una sorta di Battle Royale tra ragazzini in spiaggia Solo sì. uno era l'Alfa Che rimaneva eh, sì, ma infatti altri... io, io mi ricordo che era, che, che era Molto bello perché praticamente quando c'erano Più sale giochi Impare... Cioè, ti ricordavi quali erano quelle che erano passate le 500 lire e quelle che avevano ancora la gettoniera <ride> sì, 200? Sì, 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 sì. sì. <ride> è vero. Sì, è vero. È vero, cazzo. Ma vabbè, ragazzi, come? Cosa c'è nei cabinati? L'hai fatto vedere. Li sto cercando, ah perché eh, sono non li trovi, perché sono sommersi dalla cenere, quindi, eh, non oh, aspetta, provate, aspetta, provate. aspetta, 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 aspetta. Questo ce l'ha, ok. Eh. Ah, vediamo, Lo ricordo. faccio vedere pure Basta in live. Scrivere, posso cosa genere Nessuno ci ha mai pensato. Eh, posso, posso si vede malissimo. Perché ovviamente l'immagine è piccola, però ho conto di trovarne altri. Ah, si, sì, è vero. Lo faccio vedere me, li, me li super ricordo. Lo metti in live. No, non così. Eh, io, io ce l'ho stampato in Eccolo. testa. L'ho messo dalla... nella live. E questo qui su. No, no, ma guarda, guarda quello che ti ho passato nella, nella chat privata. Uh -huh. Sono, ci sono proprio i ricambi. Ah, perfetto, vediamo. I ricambi. Sì, sì, si vendono proprio i ricambi. privata, uh, vediamo. Ah, perfetto. Que quello lì. Quello è un po'... Infatti, come viene chiamato? Posacenere da plancia, vedi? Quindi. No, 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 ma è quello, infatti. Cioè, il posacenere da plancia. È quello lì. Sì, uh. sì, sì. Eccoli, porca troia, ah! Su, direttamente su Archid Italia Net e che io i pezzi per il camion. L'ho da lì, le... <ride> cioè, cioè no, io le guide, per, le guide per, per il coso le ho preso da lì. Eh sì, no, è eh, esattamente quello, quello come Eccolo. me lo ricordavo, eh, esatto, ecco. quello lì. Cioè, zoomala un attimo, che qua si vede poco, Allora c'è una foto dove si vede quello, quello a buca che è quello più comune che vedevo Eccolo. io. Questi primi modelli che ci sono non li ho mai visti, credo. Questo, io questo, io ho questo, mi ricordavo. Quelli a tre, questi qua. Eh, l'ho messo in, a pieno schermo adesso eh, nella eh, live sì, sì, sì. A, que questi qui a tre eh, io sono, sono quelli che ho visto sempre. Infatti, questo ce l'avevo stampato in testa. Io. No, io mi ricordavo quelli lì scavati, quelli fatti così con la discesa. Mm. Sì, sì, ho, allora ho eh. capito quale dici, mi c'è una cercato. Eh, ci stava, ci stava tra le foto. Comunque facevano schifo quei posti, è... E è... non solo perché si fumava. Ah, perché... vedi? Ah, ce n'è uno col gettone. Aspetta, aspetta. Ho trovato, trovato l'immagine, forse la, <ride> la vera via di mezzo. Nel fa... frattempo che lo, lo tiri fuori, io ricordo che, per esempio, io super Pang Punk... Che era uno dei no, più get tirare. appunto gettonati da, da me. Eh. Lo giocavo sul player 2. Perché la mano mi Sull'uno mi puzzavano da morire dopo. Sigaretta! <ride> <ride> <Di> <ride> Ci cioè, sembrava veramente di aversi fumato. Ah, mi hai flashato dicendo gettonati. Perché è possibilissimo che. Non, non mi fosse mai venuto in mente che gettonati volesse dire proprio perché ci buttavi tanti gettoni. Esatto. No, non per... ci ho mai pensato a questa For real. cosa. Eh beh, per quello, quello. Cioè, non ero mai. Non, non, non mi ero mai fermato a, a pensarci! a, a, esatto, <ride> a capire il, da, da, da dove arrivasse gettonato. E eh beh, per anche per i, sì, forse addirittura prima dei, mh, eh, dei videogiochi, eh, pure per in chat, -box. Pure in, esatto, pure in chat, non ti lo stanno. Non lo so realizzando adesso mind blown. E beh, gettonato ecco, per questo. Eh, cioè. Perché non ho mai... sono andato mai a cercare il... il, il, il certo. dove fosse nata la parola. Molti insomma. lo dicono, eh, molti vedi? infatti lo stanno, lo, stanno, lo stanno specificando, che ancora più di preciso viene dal, dai jukebox i brani dai più gettonati. Certo. Eh, ovviamente, sì, è certo, sì. più gettonato. Comunque, l'ultimo modello, chi... modello che ha postato Nicola, questo come, come portacenere è, è insensato perché è pure aperto sul davanti. Eh, e comunque ti più agilmente, eppure qua ci trovavi la cenere, però. Cioè, se se ci avessero trovato un buco un di pistola in un cammino, un... <ride> c'era il buco di pistola su All Lethal Enforcers, mi ricordo. No, e <ride> sì, lì ci il buco di pistola a cenere, pure oh, la cioè, Fantastico. Comunque, mh, può sembrare un'epoca selvaggia, irrispettosa, ma lo era. Eh, ultimo, comunque, il vero, vero portagettoni era al bordo dello schermo, aperto e chiuso parentesi. Ah, è molto vera questa cosa, sai? Porta a sì, Stava in ma perché? Stava in piedi. Sì, tutti sì, in stava piedi in piedi perché sì. praticamente c'è il vetro e poi c'era la la placca del, de, del cabinet, quindi restano i gettoni là. Sì, esatto. Oppure se Ma arrivava il tizio arrogante, messo di lato. il tizio arrogante che mentre giocavi, pa, ti piazzava il gettone là, come per dire, poi ci sto io. Ma Che odio, <ride> che odio, <ride> cazzo, ci ci gioca Comunque io non ho <ride> giocato così tanto al ai cabinati, sai? Ci ho giocato un po', però infatti Michele, vita. che dice sempre al mare, al mare, uguale, sempre al mare, a, a, a casa non, non andavo mai no, ai No, io cabinati. di nascosto, cioè i miei non so, mai. cioè, non molto... Io quando andavo in sala non lo dicevo i miei, perché come se era la fine. Cioè. <ride> Bardo, eh, chissà, che... Quante milionate di lire hai lasciato? No, periodo. ma non è tanto per le milionate di lire, ma per l'ambiente. Cioè non era tanto eh, per le milioni di ma io lire. Hai rovinato il sì. badass, capito? Non, non va bene, eh? Sì, no, mi fa gente molto croccante, gente però cioè, non, non me ne pento, ecco. <ride> <ride> E io so, Quando sono stato in Irlanda ehm, due settimane fa mi hanno fatto conoscere un posto che, che mi piacerebbe tantissimo ci fosse anche in Italia, da, da noi più che altro, perché in Italia va a finché da qualche parte ci sta. Praticamente era un bar con tutti i cabinati, tutti i flipper, tutto a tema videoludico, eh, in cui c'erano dei poggi a bicchieri laterali e quindi tu ti bevevi il cocktail e ti facevi la partita, pagavi la partita con i gettoni. Che costavano 50 centesimi l'uno. E però è fighissimo: ti stai in questo posto qua, ti, ti fa la chiacchierata, la bevuta, flipper, quello e quell'altro, boom. E Vabbè, un è, fusion no, l'idea di Fusion bar base, base, <ride> cioè, <ride> è vero <è> L'idea <ride> del gioco da barra, appunto. <ride> Eh, però sapete che sarebbe fighissimo fare un locale dove tu ordini il cocktail e, tipo, ti danno il cocktail Cadillac e Dinosauri e ti danno un gettone per quel gioco lì. E tu ti fai il cocktail con, uh, con quel gioco mentre sì. giochi a quel gioco e specifico. Ma quanto costa questo gettone? 6-7 euro? Però. Eh, cioè, per forza, per forza. E per fare una partita. Beh, però, puoi impostare il cabinato che un gettone ti dà tot crediti. Quindi ah, noi istamente. apriremo, visto che abbiamo questi <ride> format specifici, <ride> sì. Old Gen Podcast e Old Gen Live. Però l'Old Gen bar, non no. c'è niente da ridere. Adesso no, noi facciamo delle gele. telefonate e apriamo l'Old Gen Bar. Apri <ride> no, quindi, ragazzi, questa live gen bar, servirà per dire: dei... cioè, noi apriamo e facciamo per... cioè è fatta qua, qua è finisce fatta. come Aometti your Mother, eh? col bar che aprono il bar e poi si rompono i coglioni dopo una sera io so. sì esatto esatto però intanto puoi raccontare di averlo fatto quindi Mike puoi dirlo Milano 2022 esatto no, un anno sì. un anno ne ha quattro mesi per aprire un bar. esatto, allora, esatto. fine 2022 Vabbè, no, non noi, noi possiamo patrocinarlo no, possiamo ve lo la, 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 la io. Allora, noi possiamo patrocinare il progetto All Gen di cui prendiamo paternità ufficiale quindi copyright in media, e apriamo un franchising di bar con la nostra idea. Quindi i ristoratori, vado avanti. Cazzi di sì, sì, si e e però si chiamerà, se non... Mario. Pensa il cocco ogni... è eh, ogni anno: ogni anno è il futuro dei bar. Sì, però Voi se parla... non ci trovano oh. Michele Poggi che ti scecherà il cocco eh, okay. non ci viene nessuno. No, una volta all'anno ci sarà anche Michele Una <ride> volta eh. all'anno addirittura. Cioè, siamo passati dall'aprire il bar a fare i baristi. Cioè, manco, capito. Allora, sai chi fa così? Eh, Paolo Brosio. Eh, cosa io sì, i bagni? Io tu cioè, me lo aspetta, Paolo Brosio fa così con sì, Mezzugorje. Eh. Proprio il tuo piano eh, di marketing è quello di Paolo Brosio con i viaggi a Mezzugorje. Che lui non c'è, c'è un video di Paolo Brosio quando viaggia. <ride> <ride> Al massimo possiamo fare come fa Steven insieme calco le palestre, dove vai vai apri una palestra e dove andiamo andiamo a apri un bar capito? Esatto. dove Pochi, vai vai fermi qui, qui sorgerà il uno... bar e esatto. me lo vedo Steven Sigale che fa questa palestra non ci vengo questa palestra non ci vengo lui non va mai in palestra no lui conta i soldi e esatto, sono quelle e basta comunque, Beh, ragazzi, io direi di andare avanti perché si è alzata diventa questa questione. sono discorsi che dobbiamo fare in privato perché dobbiamo farci due conti economici. Dobbiamo capire <ride> quali cocktail usare, cioè i bicchieri, tutte queste cose. Vediamo poi per i fatti nostri. Comunque, abbiamo altre cose interessanti di cui parlare. Perché fra un paio di giorni, Sony ci dovrebbe sganciare una mezza bomba. Secondo voi che ci sgancia? Allora io so che dovrò praticamente scappare dal matrimonio in uh, elegantissimo vestito <ride> cercando la notte. di rubare un taxi spiega Michele, spiega perché dire scappare dal matrimonio così Sì, infatti <ride> la lore del matrimonio Dai. <ride> allora, allora io, io per seguire questa conferenza ho prenotato un taxi la sera che dovrò andare a prendere durante gli ultimi momenti del matrimonio, già finito, per tornare in hotel, fare la diretta e poi probabilmente tornare dove era il matrimonio per eh, chiudere la serata. Cioè è una questione in cui loro mi vedranno sì. probabilmente distrutto, consumato, elegantissimo, bellissimo, pronto, incapaci di mettere in linea due parole. E vedendo sfocato su un piccolo schermo il tutto, cioè sarà, sarà emozionante Sarà parte della, della serata, però lo faccio perché perché Sony è stata assente e ha deciso di farsi i suoi show con piscina esclusiva like di lusso. Jack, quindi, esatto. esatto. E quindi presumo, voglio, <ride> voglio sperare che qualunque cosa facciano non è uno state of play. È la conferenza di Sony e, e, e lì possiamo parlarne insieme, ossia, che cosa riterreste bomba? Perché ovviamente Sony è l'azienda che specificamente nasce e si sviluppa e punta sempre al fare solo bombe, al posto di presentare tanti titoli, ne presenta che 4-5 che escono nel, nel range di 4 anni e che sono le, le sue killer application che però. E qui entra in gioco la cosa che io vorrei sapere da parte vostra come percepite, ma sia il pubblico che noi qui, sono lo cross-gen. E cosa si intende quindi a questo punto come valorizzazione o meno, critica o meno della cross-generation? Perché... È vero, sono videogiochi che escono dopo un The Last of Us Part 2. Giochi che prendono l'hardware precedente e lo consumano. Tirando fuori qualcosa che, grazie poi agli upgrade estetici di lighting e tutto quello che può essere la tecnologia moderna all'interno delle nuove console, permettono con il solo upgrade di fare una sorta di colpo dell'occhio. Oh, una festa per gli occhi, va bene. Ma la base è 2013. Cioè, è, è difficile. voi cosa ne. Mm, cosa vi sconfiffera cioè, ok mettiamo caso fanno vedere effettivamente God of War Ragnarok magari esce fuori Gran Turismo 7 in un trailer più esteso cominciano a uscire date cioè il potere roboante di un God of War Ragnarok dinanzi a quello che ha fatto il primo è quasi completamente esterno e alieno a qualunque hardware su cui giri però allo stesso tempo non posso pensare di non pensarci non si può deve girare su Playstation 4 Slave come Infinite Halo deve giocare su Xbox One S. Cioè, uff, è, è, è tosta, è tosta. Poi che ne pensate? Eh, eh, vivremo in un lungo what if cioè per noi eh, eh, videogiocatori giocatori sì, eh, ci sì. troveremo in un'eterna. Ok, figo il gioco. Ok, figo questo Forbidden West, figo questo Ragnarok, figo questo nuovo Gran Turismo. Figo tutto bellissimo. Lo sto giocando su PS5, lo sto giocando su Xbox Serie X è fighissimo ci avremo sempre nel, nel retrobottega del cervello una vocina che dirà, sussurrerà piano piano, non urlerà però, sussurrerà Figurati se non fosse stato Cross! Esatto, esa, capisci? <ride> esattamente, è così, è così. Esatto, esattamente. Cioè... È la sensazione. E non sapremo, ricordo... e non sapremo mai, effettivamente. Beh, ci sarà God of War 3, gran turismo, 8, però. <ride> cioè, penso... <ride> però. Ecco... dietro l'angolo, eh, amiche. Sì, è pronti. <ride> Sì, purtroppo questa è una fase che ce la portiamo, a maggior ragione adesso che cioè eh. non è che siano proprio reperibilissime le, le, le no, nuove console, infatti. a maggior ragione adesso questa cosa verrà tirata ancora più per i capelli e io sospetto che, um, che si allungherà un pochino rispetto a quanto preventivato questa fase cross spero che non mettano troppo i, i bastoni tra le ruote agli sviluppatori non so se avete visto che sta nascendo un nuovo progetto cyberpunk che si chiama Prototype 2099 l'avete sì. visto? Sì. l'ho visto e basta un po' ok eh, quello è un gioco che sfrutterà l'Unreal Engine 5 okay, che è uno probabilmente sarà uno dei motori grafici più utilizzati eh, per i sì. giochi della prossima generazione la Real Engine 5 è un motore che mi fa ben sperare mh, proprio per il discorso cross, per il semplice fatto uh -huh. che sembrerebbe essere in grado di mostrare una conta poligonale esagerata andando a sforzare poco o comunque molto meno del previsto sul calcolo della GPU. Questo ci dovrebbe permettere, nei prossimi anni, di avere anche sulla vecchia generazione dei giochi che sembrino di nuova generazione. Eh. Però, a parte questo, resterà sempre il dubbio perché ammazza se gira così sulla 4. Ma cazzo, sulla 5, come dovrebbe girare? Eh, quello, se quello, rimane, quello rimane, sì, la scalabilità ovviamente è sempre migliore. Non siamo più al muro qualitativo, PlayStation 1, PlayStation 2, ovviamente Super Nintendo Nintendo 64, ovvio. Però quel ecco, pensiero, secondo me, rimane, sì, Ci sì, vigila un pensiero. Non, io non ne ho idea, infatti, cosa vedremo mm. dopo domani. Zero, ma non, non mi aspetto. Cioè, non mi nulla aspetto di anche particolare: se presentano qualcosa, quello non lo vedremo prima di fine 2022 o di nuovo. E eh, Se presentano qualcosa di nuovo, no, di, di, nuovo, nuovo no, di nuovo, per forza. Cioè, se dovessero mai presentarlo, la vedo dura, ma se dovessero presentare qualcosa. Una nuova IP o il seguito di qualche gioco nuovo come bomba finale. Quello non lo vediamo prima della no, fine esatto. del 2022. Bravissimo! È Quindi eh, no, io, io ormai non sono più in hype per i giochi che mi presentano senza data d'uscita perché non so, non so mai quando sì. escono. Siamo diventati come... più per le cose concrete, diciamo. Sì. Oh. Sì. per me le bombe adesso sarebbero se anticipassero Elden Ring, cioè, se a sì. mese di Elden Ring dico mica è una bomba atomica sì anche farlo vedere solo anticipare di un mese eh, quello sai che è bello me... cioè oggi ci accontenteremo no, ma... dell'anticipazione di un gioco di un mese eh, però neanche di pensiamo, un anno. noi pensiamo da consumatori ma a livello di mercato quel gioco lì anticipato di un mese fa strappare i capelli a una, un sacco di, di piccole <ride> aziende <mia>. di negozi <ride> ricordo, metti in, nei casini tutti eh, è vero è vero però io, io quindi io non mi aspetto niente ma devo dire che eh, le, mh, questi aggiornamenti next gen che hanno fatto per i giochi eh, della sì. PlayStation 4, la PlayStation 5, non sono per niente male. Quindi, esatto. tutti noi che abbiamo rotto i coglioni alle console per i 60 frame. Sì. Fanno una differenza gigantesca. E comunque, Rantanica. se riescono a, fa a fare questi, che saranno cross-gen, quindi ci sarà sempre quel, quel tarlino di cui parlava Mario, del ma nah, se l'avessero fatto esclusiva per PlayStation. Quel tarlo rimarrà lì, ma se riescono a spingere l'hardware della PlayStation 4 come hanno fatto per The Last of Us 2, per esempio, sì. a livello tecnico, per me va bene. Cioè, i, 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 io aspetto poco ora come ora i giochi next gen, mi aspetto solo giochi perché Beh, adesso sì. sto iniziando ad aver, a essere a secco proprio di giochi in generale. Capito? Per esempio, Quindi... Ghost of Tsushima Directors Cut si vede da Dio. Cioè, e si gioca cioè, lì capisci un secondo che, allora, da una parte c'è l'esagerazione del dire eh no, Mosca, cross gen, tutto monnezza vecchia. Old, vecchia generazione. Bisogna fare anche un po' anche degli esempi delle precedenti generazioni, quando non era così stabile il videogioco e già si vedeva una bella differenza verso la fine gen, quanto bello e potenzialmente non così diverso dalla mid gen successiva, potevano sembrare alcuni titoli. Però, allo stesso tempo è lecito avere delle preoccupazioni sui potenziali sprecati, ma è vero. Cioè, una cosa è semplicemente la retrocompatibilità col boost che ti dà a volte delle di soddisfazioni, dall'altra hai dei veri upgrade che ti aggiungono anche a livello tecnico, anche solo una fonte di illuminazione diversa, un modo in cui creare l'estetica tramite il nuovo hardware o l'audio 3D e così via. Che si, 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 vede, cioè si, si vede che effettivamente quel contenuto devono dirti che è cross-gen e questo un po' tranquillizza. Sì, è verissimo. Ed è così come un lato di me, molto infantile, molto pronto a essere deluso, si aspetta eh, che loro, per anche fare PR. Dicano d'accordo, sicuramente c'è un po' di backlash perché ci scappò quella frase We believe in generations e la gente adesso dice ci chiama su quella frase. Allora, come possiamo far sì che questa cosa, ora che piano piano stiamo raggiungendo di nuovo la possibilità di produrre le console, scompaia? Senti, abbiamo presentato il teaser di God of War Ragnarok con Scritto 2021 e la cosa non andrà proprio in porto, vero? Probabilmente. A questo punto facciamo un altro teaser di un titolo Next Gen Only e tanto uscirà nel 2023. Cioè, nel senso e ci vabbè, così intanto li facciamo. Oh, quello che avrebbero dovuto fare, non smetterò mai di dirlo. Io no, non capirò mai quella mancanza di proprio consapevolezza, visto anche i soldi che fanno, eh, chi prende quelle decisioni quello che avrebbero dovuto fare a Blizzard nel 2018, fare vedere un 4 infuocato e poi dire, è hey, immortal intanto, no, invece no ah <ride> ecco non, non, non lo fecero, ecco. per me è così, per me è così vedremo c'è un'altra cosa uh -huh. che un ragazzo uh -huh. ha tirato fuori e mi sono uh -huh. dimenticato effettivamente, uh -huh. che potrebbe uh -huh. essere Addirittura volendo dipende uh -huh. che politiche hanno in Sony in questo momento. Il punto focale: così <ride> <ride> li affossano affossa, e via. <ride> Abbiamo tolto solo Microsoft. Eh, no, ci sarebbe il uh -huh. potenziamento e il, diciamo un, una rivisitazione del PlayStation Now, visto l'enorme successo del Game Pass di Xbox, okay. ah, magari. Perché comunque io sono un gran fan del PlayStation Now, non solo perché collaboro con PlayStation. Perché comunque uso, <ride> uso molto di più il Game Pass del PlayStation Now. Schierato. Però, sei... però non uso potresti neanche nominarlo il Game Pass. <ride> il problema è che il, Ge il Game Pass su console eh, perché quello su PC è mozzato, purtroppo. Sì. Mancano tutti i giochi Xbox 360 e Xbox. C'è. Peccato. C'è black, black Mamma sul Game mia. Pass. Io non so perché sono quello, però va bene. E eh, provatelo perché però, mm -hmm. c'è eh, Fight eh. Night Round 3. E già tutto il Game Pass vale solo per quello. Ma comunque il PlayStation Now, Io sono molto fan del PlayStation Now perché ha una retrocompatibilità, diciamo così, enorme. enorme. Ci sono un sacco di giochi PlayStation 2, PlayStation 3, forse PlayStation no. Però appunto potrebbe essere quella no, la, la svolta. E raddoppiare voglia. il catalogo mettendo anche una marea di giochi PlayStation 1 e PlayStation 5, mamma, mamma mia, capito? Sarebbe una libreria infinita di cose da poter recuperare anche per chi non ha vissuto quel periodo o per chi invece vuole riviverlo senza dover mettere la PlayStation sì. e cambiare disco, diciamo. Sì. Sarebbe Mula. ma quindi senza <ride> certo o essere un pirata esatto. <ride> sarebbe non lo so a, a me piacerebbe molto ma io non credo che alla gente freghi così tanto del playstation now così come il game pass secondo me Però, beh so. guarda eh, game pass io lo devo molto ringraziare perché tutto sommato Ogni mese mi dà almeno due titoli che voglio giocare. Cioè, tipo, mm -hmm. ultimamente mi ha dato 12 Minutes, a cui ero molto interessato, mm -hmm. e mi ha dato The Ascent, che è un gioco che mi è piaciuto tantissimo. Lo, lo sto ancora giocando anche perché non lo gioca più nessuno. E siccome è un gioco da fare in più persone, lo sto facendo da solo, farmando come la merda. E, a, me, a me sta piacendo questa, questa cosa. Se Sony facesse lo stesso discorso riportando titoli della prima PlayStation e seconda PlayStation, secondo me farebbe un botto atomico. Mamma mia! Ma proprio atomico, perché c'è tanta roba che io mi rigiocherei con grandissimo piacere. E non parlo di saghe strafamose, parlo no, proprio no, di sì, sì. Cioè, quei giochetti che magari te li conoscevi solo tu e il tuo amico. Allora, a Rival niente. Schools, capito? Cioè... Quello intendo, però parliamo per noi io per non credo noi, che sì. a nessuno cioè il Game Pass funziona perché mettono un sacco di giochi soprattutto quelli dei One se il PlayStation Now lo trasformi in un catalogo aritroso non so quanto possa effettivamente per il grande pubblico avere lo stesso successo del Game Pass lo avrebbe con una certa categoria di giocatori che, che sicuramente magari siamo noi è più ristretta rispetto a quella che va cercando la novità sì. Es es esattamente, capito esattamente, eh, dovrebbero fare un misto perché alla fine la, la grande figata del Game Pass è, è unicamente cioè, non è che su PlayStation non ci sia roba da scavare, ce n'è a voglia. Eh, la cosa del Game Pass è che comunque giochi nuovi, day one. Molti te li ritrovi lì, ecco, tipo senta a comprarlo: sono 30 euro. Me lo sono ritrovato lì. Questa è una cosa che secondo me fa la, la differenza. Se facesse anche Sony una cosa di questo tipo, veramente la gente avrebbe l'imbarazzo della scelta. A quel punto devi solo scegliere le esclusive che ti interessano di più, l'ecosistema che ti interessa di più. Esatto. Che poi ha un, un plus, PlayStation Plus, molto grande, che è il poter giocare è, è, in streaming ovunque. Sì compreso non mobile ma su pc per esempio tu puoi giocare tutto il catalogo mentre il game pass su pc come dicevo prima ha le gambe un pelo tagliate perché mancano tutti i giochi xbox 360 però io non lo so io adesso ho paura perché non ho fatto un'indagine di mercato ma ho paura che il game pass sia famoso solo perché mettono i giochi dei one degli altri non gliene fa niente a nessuno eh, insomma, quindi cioè... non lo so eh non lo so c'è un sacco di gente eh, che sta recuperando, magari eh, ho recuperato titolo questo e quest'altro che volevo giocare, però sai spendere non mi andava, c'era sul Game Pass e l'ho giocato. Cioè, quella è la situazione, però, che mi però a livello di marketing, giustamente dire che domani esce sì. il gioco, domani c'è l'hai sul Green Pass e una botta tre mesi. Eh, sì. Perché lo cioè... vedi anche dalle conferenze Microsoft, cioè <ride> hanno proprio fatto il bollino. Al... Day one su Game Pass, day one su Game Pass, cioè per eh, loro è è una riete è una riete abbastanza Eh ma guarda, valida. hanno fatto una cosa che alla fine nessuno aveva fatto prima così bene, cioè gli è riuscita anche a mio avviso è uscita molto bene. Sì, sì. No, sì. ma mm. No, ero, ero uno dei detrattori del, del, del Game Pass quando se ne parlava come di un progetto no? con, uh, con i giochi gratis e tutto il resto. Perché mi sembrava comunque un PlayStation Plus, uh, mi sembrava una cosa troppo simile. Poi quando ho capito le potenzialità, ho capito che c'era uno scambio tra i giochi PC. Io, per esempio, di Ascent, lo sto giocando un po' da PC, un po' da console. I salvataggi condivisi, cioè, per tante cose a me, come, proprio come videogiocatore, il Game Pass. Sembra molto valido come servizio e se vanno avanti così e cominciano a far uscire, magari <ride> entro il 2030, delle belle esclusive grosse per, per Game Pass al day one, si, si, si ragiona. Cioè, Sony probabilmente ne ha di più di esclusive toste. In arrivo o comunque c'è quelle che fanno un po' più di, di rumore cioè horizon basta nominarlo e tutti si bagnano al momento e me, me compreso e, microsoft è un po più tranquillina sai c'è quelle cose che c'è una nicchia un po più ristretta però secondo me quest'anno se la stanno giocando molto bene e non so quanta per, nella percentuale di questa lotta di questo, di questo bilanciamento tra le forze sia il fatto che non si trovano <ride> Eh, ma non solo quello, ma sai cos'è? Cioè, quello che ha puntato Microsoft rispetto a una possiamo definirla uh, console war di questo tipo uh, è il fatto che Microsoft abbia puntato più sul servizio e non sulla console. Nel senso sì. che uh, non ti offre, cioè, ok, è uscita la, serie, la Series S e la Series X, però quello che io ti propongo alla fine è un servizio. Cioè, tu stai usufruendo dell'ipotetica next gen di Xbox su una piattaforma che non sia necessariamente l'ultima console che hai lanciato. Cioè, secondo me il vantaggio grosso è quello che alla fine ti permette di farti sentire in una generazione successiva, ma appunto a livello di servizio, anche perché si è adeguata meglio, secondo me, a quel che è. Uh, L'era della comunicazione in cui ci troviamo e della linea veloce, secondo me, quella è. è la cosa che ha funzionato. Sì. posso dire una cosa, last minute che ho appena scoperto. Non so Devi. se voi la sappiate già. Eh, stavo andando su Game Pass, giusto per capire. E pre tra presto disponibili, perché mi interessava il discorso dei One, ne parlavamo. Age of Empire 4 il 28 di uh -huh. agosto 2021, sì. su Game Pass. E, e, e io l'ho messo a scaricare adesso in pre-download 93 sì. giga. Ah, 93, 93? Oh. giga? Sì, infatti io è, è vero. Giocare. Pure noi volevo parlare. Si può giocare sì. in prima persona anche, ma esatto. <ride> cazzo 93 giga? No, e... L'ho appena scoperto, proprio last minute perché ho detto: Cazzo, Age of Empire, vedo installazione preliminare. Si, sì, l'ho visto anch'io. No, sì. Ma ci sono cartelle piene forno dentro il gioco <ride> sì, eh, ci sono 100 lingue, o, cioè non so perché stiamo, siamo ai primi settembre. Se ti fa già scaricare il gioco. Non so che cosa cazzo ci sia dentro, però. Ci saranno oh. quattro film in blu-ray. No, sono, i sono tutti i documentari. Eh, che ragazzi, durante è, durante... è inutile che in chat dite... <ride> eh, esatto. Ragazzi, in chat è inutile che dite cod pesa 200 giga, cioè uno è uno sparatutto, l'altro è uno strategico. Cioè, c'è qualcosa eh, che non quadra, eh, sì, quello sì, è il però, problema. Però, cioè, sono, è. sono sprites quasi quelli di... E saranno <ride> sprites 8k <ride> che ti devono... Saranno <ride> texture <ride> atroci. <ride> Ma usa poi che COD pesi 200 giga Non vuol dire niente Perché comunque 70 di quei 200 sono altalenanti Ogni 3 giorni vanno Vengono quindi... esatto. <ride> Sono oh, un e Age of Empire 3 occupa 3 giga 72 <ride> Altri tempi <ride> Vabbè ma esatto. Age of Empires 3 Però stiamo parlando fa. di un salto Di, 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 di 30 sì. per Sì vabbè yeah. ci sono solo le foto Porno nelle cartelle <ride> qui <ride> Oh, boh, non lo so, eh, figo, però bello eh, a riprova del fatto che il Game Pass è una Madonna Santissima e eh, non c'è niente eh, da sì. fare forza Horizon eh. 5 c'è proprio una disponibilità per l'8 dicembre eh. di Halo Infinite. però adesso scopriamo. Fe, fe, fermi tutti anche qui c'è un'installazione preliminare di Halo? saranno 600-700 giga se immagino sono 600 mega no no esatto. è, allo infinito è tutto procedurale è <ride> tutto e, procedurale quanto pesa no questo è scritto 50 giga ah, si sì? <ride> no sarà ah. un pezzo magari forse sono i multiplayer scritto sono multiplayer ah ok ah, e allora okay. è solo l'elmo di Master Chief. Oh, però è già disponibile per l'installazione preliminare ma scusate ma uno che sblocca questi contenuti ma perché eh, dovresti scaricarti un gioco di tutto il <ride> praticamente che poi ci pensate che uh -huh. i, diciamo il game pass è nato tra virgolette con Anthem come day one se non mi ricordo male mi no, ben comincia altri. no sì? Era, era, era il primo gioco Day One Anthem sul Game Pass. Mi, oh, mi, ho questo cerco. flash. Mi cerco. sa di sì. È possibile? No. Vediamo, vediamo. E cos'era? No, no, no. Ci dicono... Era sea, sea, of of Thieves. Thieves. sea of Thieves. Sea of Thieves. Ah, Sea of Thieves. Ma dai, eh. Sea of Thieves. Non Anthem male. era nel pass di... EA. Ah, è vero, no, ha ragione. Vero. allora mi sto confondendo. È vero, è vero. Mi access era. Vabbè, che Madonna, poi adesso le due C'è anche Ubisoft che lo fa, il Ubisoft Plus. Plus sì, sì, sì. sì, sì, sì. <ride> un sacco ce ne sono. E eh, oh, scusate, mi sono confuso allora. Forse anche da... Infatti si è vista come è andata con No, no, raga, era Sea CEO... of Thieves. Tra l'altro Sea of, ah, of Thieves. CEO of... Beh, allora devo ancora provare l'ultima sua uh, reincarnazione. Quella dei pirati dei Caraibi? Sì, devo ancora vedere di che si tratta. Ok. Voi avete provato? Uh, no. Io ho giocato per la prima volta Sea of Thieves con Gatto l'altra settimana. Ah, com'è andata? L'ho provata. provata eh, mi ha affascinato. Ti fa capire che è una di quelle cose in cui entri e non esci per un po'. Però è, a giocarlo in quel modo è molto un titolo di roleplay e esplorazione D'ambiente. È figo. Sì. Probabilmente è in grado di essere facilmente stucchevole, ma finché c'è l'incantesimo. È magia bello sì. poi quando resta il gameplay un attimino si svuota, però è esatto. esatto, Ma finché c'è quella magia funziona. E infatti, il problema al lancio è che il contenuto era talmente poco che l'incantesimo la... scompariva subito. C'erano le scintille sì. un paio di coriandoli e poi fine. Sì. Mm -hmm. Adesso credo che ci sia tanta roba, parecchia roba. Sì, ma, ma poi diciamo che avendolo giocato a in, in, in ogni sua iterazione ogni volta che c'era un aggiornamento o qualche, qualche grosso, grossa espansione l'ho sempre giocato uh -huh. e devo dire che lo abbiamo forse con nostra discolpa ma lo abbiamo sempre giocato sbagliato Sea of Thieves dal, dal lancio mm. cioè noi, per, noi lo giocavamo tutti eh, dico, lo giocavamo come un gioco normale quindi sì. volevi una marea di contenuti e non trovavi niente in realtà è, è un altro tipo di gioco: Sea of Thieves. Non è solo vado a fare la missione e torno per il reward, eh, classica sì. cosa. Ma è un mi devo immergere completamente nel è il mondo. <ride> Francesco è esattamente <ride> quello. E infatti, quella parte ruolistica di, di Sea of Thieves sì. è quello che mi ha fatto rinnamorare del gioco. E poi è un po' morta. Adesso quella cosa lì tutti si sparano a vic un po' a cazzo e, ed sì. è andata un po' purtroppo quella parte lì. E, e quindi fa su e giù... Okay. È, un, è un caso molto particolare Sea of Thieves devo Ma dire... Infatti io credo è che veramente... le partite più divertenti che ho fatto... Siano state quelle di roleplay per la serie che portavo su, su QDSS... Cioè lì Hai mi sono son divertito... Cioè una volta perché giocavo sempre da solo eh, credevo di essere da solo su un'isola e ho visto sta nave che arrivavano ho detto oddio mi vengono, a, mi vengono a uccidere perché lì ti, ti killano che, che un attimo gli altri pirati ho detto oddio, oddio mi sono nascosto come un sorcio esco dal buco trovo un cannone vedo questo albero maestro inizia a sparare ve la affondo nave, merde ve la affondo era la mia <ride> <ride> e quella cosa l'ho registrata c'è cioè, cioè nel, cioè nel gameplay, però ho no. capito quella sensazione di paura di, di, no. di essere braccato, cioè, quelle partite me le ricordo guarda Tra che lo, lo consiglio vai. scusami Michele, lo, lo consiglio a tutti quelli che costantemente chiedono ma posso giocarlo da solo posso giocare da solo sea of thieves è un'altra cosa perché sei da solo nel mare ed è un'esperienza quasi poetica sì. perché oh. ti fai sti viaggi da solo e se, se, io vi consiglio anche di togliere le musiche questa è una cosa che faccio in, in alcuni giochi io tolgo le musiche Fate soprattutto le nei giochi Esatto, fatele voi, esatto. ma soprattutto il rumore del mare, cioè rendetelo poetico. E diventa un altro gioco se lo giocate da solo. E affondate spizio. tutto quello che vedete, no, <ride> affonderanno no. gli altri. Lasciate loro, non li vede subito, però, da però solo, solo tempo, no. Secondo me, no, secondo me eh, se riuscite ad acchiapparlo come si deve da soli, capisco che ci sia un po' di titubanza, ma c'è un sacco di gente che non ha amici che vogliono spendere soldi o non ha amici in generale per giocare a Silentino. <ride> No, è vero, perché c'è un sacco Dai. di gente che dice, guarda, io so, non fanno altro, i miei amici lavorano, hanno famiglie, io invece gioco a Sea of Thieves. E quindi <ride> fa, fatelo, fatelo, fatelo perché è un'esperienza fighissima. Eh, quindi sì, ve lo consiglio anche da... E a me non è che piace neanche tantissimo Sea of Thieves perché si è evoluto in tutto, tranne in quel cazzo di gameplay che è rimasto uguale, identico all'inizio ed è tremendo, tutto rotto, tutta una merda, però vabbè. Le hitbox non hanno idea di cosa siano la Rare, no. non sanno cosa sia un hitbox, per loro è un cubo intorno al personaggio, <ride> O, anche, anche il picco o grande, dei colpi lo sci no, no, gameplay è orrendo hanno aggiunto 130 nemici diversi ma non un'arma nuova e, vabbè. <ride> e quindi niente vabbè comunque l'esperienza di Sea of Eats va fatta anche da soli era, perdonami. per trovare se stessi volendo <ride> Vol <ride> volendo <ride> si sì, è possibile giocarlo con mouse e tastiera chiedono se è possibile giocarlo con mouse e tastiera sì, sì anche assolutamente. se secondo me proprio per il discorso che diceva Karim di questo godersi il panorama è che sei un po' più morbidello con il gamepad tanto, tanto non ti illudere di riuscire a puntare chissà quanto bene col mouse su quel gioco. <ride> sì, sì. poi c'è il problema dell'FOV che è un po' strettino si mia, può aumentare ma è un po' mia. stretto, quindi okay. se tu sei un giocatore di arena multiplayer da Quake 3, vomiti, vomiti. appena lo vedi subito, immediatamente subito un po' di qua, proprio in gola, lo senti dietro la lingua. Però in VR quanto sarebbe figo? Se ti in VR sarebbe bellissimo. Mamma mia. Oh, io, cioè io starei tutto il tempo a giocare solo a quello. Se la nave va avanti ma tu sei sulla nave, il motion sickness si riduce tantissimo. Sì. Tra l'altro, quindi potrebbe, potrei anche provarlo. A proposito di VR, volete sapere qual è stata una scoperta dell'anno scorso? Cioè, che sembrerà una cazzata, però mi ha, mi ha stupito. Cioè, uh -huh. ehm, praticamente in VR abbiamo provato. Vabbè, non dico perché è un servizio anche abbastanza noto che ha fatto la sua versione VR. Un gioco di poker fatto in VR. Tu dici, ma cacchio, vuoi fare il poker? Oh. Ci siamo letteralmente chiusi perché il fatto che vedi la testa e le mani delle persone a <ride> giocare a poker diventa un'esperienza completamente diversa. Pure la gestualità, le cose, diventa, Cioè. Ci siamo giuro, accaniti per una cosa. Del ed era guai. un poker, cioè, cioè banalissimo. Cioè, che non, non le avrei dato due lire. Però, effettivamente, assume un sapore completamente diverso. Giocato col, col visore e con i controller. Cioè, mi ha impressionato un po' questa cosa, una cosa così banale, trasformata. Avevo sentito di questa applicazione in realtà virtuale che guarisce le persone dall'impotenza, il Viargra, molto bella! <ride> molto... <ride> è, era <ride> il momento. Se mi avessi dato un secondo, ti io ci ti ho tolto la telecamera. In... Ciao, il in... cervello <ride> ci stava lavorando. Ha detto, guarda, che è qualcosa con VR. VR. E eh, poi l'ha detto. <laughs> Vabbè, eh, <a> parte <ride> di... Ho giocato un giochino che, che sta sul Quest. Che si chiama Wolves in the Walls. È qualcosa di bellissimo. Non so se l'avete provato. Non ho capito il titolo. No, Wolves in the Walls. Eh, non l'ho provato. In... Ho visto il titolo, oh, oh, ma non l'ho provato. The... Lupi nei muri. E dura, dura mezz'ora, 20 minuti. Ma vi giuro, è di una. Di una dolcezza, di una bellezza è molto narrativo. E la cosa figa è che tu sei l'amico immaginario della bambina protagonista. Oh. e <ride> Quando inizia il gioco, tu vieni disegnato sul muro. Quindi tu parti, oh. che è tutto nero, e la prima cosa che vedi è una matita che ti disegna la faccia è, oh, è spettacolare. Non so se l'abbia provato qualcuno, ma non. Credo. No, però mi ha fatto Cinco. una curiosità: bello bello bello, veramente bello. Madonna sta scorreggiando in una maniera Pure lontano Scusate ragazzi c'è il cane che sta mollando delle. <ride> sì ma fallo vedere questo cane cioè, Ogni volta c'è E c'ha le zampe che pulsano di piedi C'è cioè, solo il culo cioè... del cane Si vede solo il culo che spunta da dietro la porta Giralo in... <ride> Potrei Taffalo. chiudere la porta Però poi avrei caldo Dovrei accendere l'aria condizionata ma ho la cervicale Quindi perché <ride> old gen, ragazzi. Oh, very old gen. È, è oh, eh. Io sto sudando come un pazzo perché sono qua sotto e non c'è l'aria condizionata. Quindi sto proprio sudando tantissimo per quello sto in piedi cioè. tamponarmi, ma non è per stare in piedi, è proprio che fa caldo, perché qua non ci sono finestre, non c'è niente. Sono sotto terra, certo. eh, Scusa, eh, non, non l'hai ancora installata l'aria condizionata? c'è sopra. Sotto, ah. non, dovrei, far, dovrei bucare i muri Mamma e mia. far arrivare una roba. Non... Venti Mi è arrivato una, un preacquisto di Kena improvviso dall'Epic Store, ma mi ha tappato tutto il Windows. Eh, <ride> Scusate, ma quindi Kena, Kena sta esce? arrivando Cioè, eh, Kena sì, arriva? Sì, sì, sì. sì. Il 21. Non lo posso confermare? Stato... Ah, che noi giochiamo? Quel giorno è 41 il... oh. che dovrebbe uscire, Kena. Noi siamo di live old gen. Ah, beh, tu, tu, solo tu sei in Ipe per perché comunque <ride> allora, facciamo una cosa ma non perché cioè, una, un casto, esatto. Esatto. No, allora, io, ci, io ci voglio credere in Kenna perché è un gioco bellino secondo allora il 21 visto che esce Kenna vogliamo giocare a baldo tutti insieme <ride> così andiamo nell'altra direzione no, nell'altra so. magari è la stessa direzione cosa ne possiamo sapere noi Secondo e se è bellissimo, io non ci credo. Io non ci credo. potrebbe veramente stupirmi, Pad mano, ma non ho visto una cosa nuova. Ma a parte il gameplay famoso quando l'hanno presentato, è uscito altro? Perché a me, io non ho visto no, nient'altro. Non... Si è visto no. pochissimo di Kena. È uscito poco, 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 Baldo poco. nel frattempo, ma non, ma... non... <ride> 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 che ne abbiamo parlottato prima della live in, <ride> in pre-show. Sì, sì, sì. <ride> Sì, sì, eh, no, eh. Non conviene riparlarne. O dobbiamo, perché sennò no diventano curiosi e poi diventa un'altra ora e mezza. Diventano cattivi, anzi, cattivissimi, cattivi. Beh, comunque dai. Uh, Kena l'hanno ha, provato. Ho visto l'anteprima, non mi ricordo di chi Every Eye forse. Uh, oh, era. Chi era? E, ne ha parlato Every Eye di, di, di Kena? Non mi ricordo. Vabbè, comunque ho visto un'anteprima ne parlavano come di un gioco. Godibile tutto sommato, nulla di come diceva Nicola, nulla di, di, di nuovo, nuovo. trascendentale, certo. Però, secondo me nel 2021, se aspettiamo il gioco nuovo, giochiamo un gioco ogni tre anni. Quindi sono d'accordo, Sai sì, sì. cioè, cosa mi ricorda, Kena? Ti tiro adesso un, un nome: Sodeki. Sì? Sodeki, ah, Sudechi. mi non ricorda mi tantissimo. Sodeki era un gioco esclusiva Xbox. Dirittura. Ah, ok, ecco perché Capito. non vedo uno. Sì, 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 no, Però me lo ricordo. Sei tirato fuori Ed è molto, molto simile. Molto, molto ricordo. simile. Che potrebbe essere una cosa molto oh, Lo tirato fuori, era... mai visto. Sudeki. vabbè, è un protagonista femminile, un po' più mangosa, un po' meno cartunosa. Mi sembra di vedere. Mm -hmm. sì. sì, esatto. Uh, meno pucciolo, più che altro perché Ken è anche molto lineare, mi ricordava quel tipo di giochi lì, lo è sicuramente Ken lineare, sì, 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 sì. lo deve essere perché non è un team enorme, un team piccolo fa meglio a fare cose lineari, questo l'abbiamo imparato nell'ultimo anno, <ride> 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 non mi riferisco a nulla in particolare, no, certo. <ride> beh però c'è da ricordare anche <ride> che una singola persona ha fatto Minecraft. <ride> una singola persona ha fatto un sandbox procedurale che è forse l'unica roba enorme che puoi gestire da solo è ci, vero, ci sono anche rarissime questo. eccezioni ci sono rarissime però, eccezioni eh. però sono pazze 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 sì Vabbè, anche Fez l'ha fatto una persona sola, mm -hmm. però è un conceptino Oh, non Undertale. Ma eh, Undertale, Undertale è lineare. È stato fatto una singola eh, persona, vero, state attenti che qua ricomincia la guerra. Ma Undertale è lineare, ragazzi, cioè Undertale è lineare. Sì, no, perché ci è, sono è degli open world di e... Undertale? Lo vogliamo ricordare per gli amici a casa? E no, è una battaglia può... persa. Io non rispondo neanche più riguardo eh, a... non non è... Dai, però, ho giocato a Tarkov. <ride> Compensa. <ride> però, dai, infatti, mi hai dato molta soddisfazione che... ci stai continuando sì. a giocare? È poco, però, Male. sì. Cioè, <ride> <ride> eh, lo so, <ride> abbastanza. lo so. Se ti dico che cosa sto giocando adesso che mi sono chiuso male, non ci credo. Cosa stai eh, Io cosa? sto aspettando, dal 10 settembre, in poi esce tutto, no? Il 10 settembre esce Tales of Arise, che sto aspettando sì. come un pazzo, ecco. ma non c'è niente. Quindi, perdonatemi se gioco, a... sto giocando all'online di Watch Dogs Legion. Ma mi ah. ci sono chiuso, ti giuro, vabbè. Ah, e, ah. Ma chi, eh, eh, comunque la, la cosa è che non, non esce niente e quindi Tarkov <ride> dai. Però mi sono divertito molto, poi ne parliamo di Tarkov. Sì, sì. Ma a te funziona l'online di Watch Dogs perché io l'ho provato appena, appena è uscito e ho giocato 5 minuti, c'erano 49 bug. cioè ah, mi si vabbè, bloccava vabbè. la partita, iniziavo morto, Scilizio, no, quello... iniziavo morto. Quello... morto. No, quello... <ride> io iniziavo no? morto! pure lì venivi disegnato a un certo punto! Se... Allora, io spawnavo in piedi, così, tapp, morto! e dovevo rimanere a aspettare morto per terra! quindi... no no, è pieno di bug di The Sync. quello è un grave problema perché hanno messo la modalità invasione, che è quella sì. che io stavo aspettando come un deficiente da un anno, e gli server sono ma credo ehm, c'è la migrazione dell'host quindi che non credo ci siano i server ma credo che ci sia proprio chi osta dei due giocatori ah. e quindi se quello hosta con un 56k eh, giocherai muori, con la tu, tu muori e lui attacca l'aria questo succede bene o male oh, come quei uff. backstab che vedo da Michele ogni tanto <ride> che lui è dall'altra parte della mappa e viene backstabbato e si teletrasporta dal nemico più o meno è così più o meno è così um. Molto vabbè, ma questa è una cosa a cui e Nicola siamo abituatissimi facendo le cop su Far Cry. Eh, sono praticamente son, sono come le linee temporali dei film Marvel, cioè, sono più o meno la stessa cosa, però <ride> ho capito. Basta non nulla e si, si dividono. Infatti, a volte Nicola sta seduto a mezz'aria senza macchina che va in giro. Vedo quest'uomo seduto. Avete visto la di Far Cry? Sì, ho sbirciato, sì, e <ride> Piani con l'entusiasmo, ragazzi, è un, Piani looter... è un Piani. shooter. <ride> è diventato un looter shooter. <ride> è diventato come cyberpunk: uguale, c'ha cioè, ha i cappelli le maglie, i pantaloni, le armature con le statistiche e con le abilità passive. Cioè, è proprio un looter shooter. Eh sì, sì, praticamente sì. Non è. Oh, io hanno, non vedo hanno voluto svecchiare con <ride> esatto. l'abilità. Che non so ancora se sarà, mm. però, è una cosa almeno un'innovazione. Ma per tutto il resto, è boh, Beh, boh. il vecchio è di... è vecchio, come, come sì, Watch 2, hanno fatto la stessa sì. cosa, ma è un po' per ora la filosofia di sviluppo Ubisoft, cioè fare le ah, cose di buona sì, qualità completamente industriali cercando di massimizzare il risultato trovando lo sforzo utile al genere che sta tirando nel momento opportuno per il franchise opportuno è questo che fanno lo fanno bene ma può stuccare è naturale sì, sono sì, diventati troppo... il mulino bianco sì no è vero è vero no no <ride> ma è giusto fanno, fanno i giochi non per la famiglia intorno al tavolo che non lavora ed è evidentemente ricchissima o si autoproduce i biscotti oppure eh, no, piuttosto fanno invece per quella enorme fetta di videogiocatori che aspetta il prossimo terza serie, Ah, ho scoppiato il primo, quello precedente. Adesso si ricomincia. Qual è la storia? Eh, <ride> non importa. No, è quello. È quello, è quello, è quello. Vabbè, comunque noi lo uh... giocheremo. Anzi, eh, chissà se ci sarà modo di giocarci tutti insieme a Far Cry. Ma magari, se... ma, ma magari, ma non siamo troppi, però forse. Forse siamo, siamo troppi, sì. di solito 4 il limite, eh sì, o 4 o 6, <ride> o addirittura 2 dipende. Se fai la campagna, è di solito Coop. E qualcuno fa il Warrior, allora <ride> vabbè, io, io faccio il Warrior, io e Nicola ci alterniamo. Quando ci sono le cose stealth, gioca Nicola. Quando giusto, quando ti devi divertire. Giochi due <ride> No beh l'avevamo detto l'altra volta Anche con Francesco Il fatto che si possa entrare steltacchiando Dentro le città senza Significa soltanto piazzare C4 in giro Esatto <ride> Metal Gear Solid Perfetto. Sì sarà l'unica cosa che faremo Mi sa che mi, mi, sia, mi è saltato un tot Non so perché oggi ho un problema sì, di vero, mia in ogni tanto. Sì, E no, io no, come al faccio... solito Ho la faccia verde no, no, In, in generale oggi, oggi Ad alternati vero. tutti quanti ci, sì, ci sì, Abbiamo glitchato ho sì. giocato questo minigame che si chiama Recupera le Cam di tutti. Infatti, c'ho tre cose che sono disattivati, attivando man mano, tutti è di Ubisoft, è di Ubisoft. Senti, Senti, ma... Esatto. ma secondo te è OBS Ninja che ha... ha la mamma peripatetica? Secondo me sì, <ride> comunque, stavo dicendo col cazzo, però non si è sentito. <ride> ah, ok, <grazie>. quindi <ride> lo dico a no, posteri. Ai posteri, comunque, eh, si è si è parlato della Cina, si è parlato dell'Italia, uh -huh. si è parlato della vecchia generazione. Perché noi ci dobbiamo mettere sempre lo zampino sulla vecchiaia, perché se no non siamo contenti con i cabinati. E si è parlato di Kena, non si è parlato però di Baldo, e eh, vabbè, non si è parlato né di Baldo né di NAC 3, ma <ride> ci sarà tempo e modo durante la prossima live. Ad ogni modo, uh -huh. eh, voi e qui sono sicuro che riusciamo a giocare tutti insieme perché mm. per forza mm. ma mo che esce Battlefield no? 2042 ma lì, ma vogliamo fare gli imbecilli tutti insieme? Ti prego sembra fatto apposta questo ti Battlefield per <ride> <Ti> essere <Prego, ride> sì. dei deficienti quindi... sì. cioè sì. ci sono anche delle componenti di Bad Company 2, io non chiedevo altro sì da esatto, sempre. Bad Company 2 per ma me è, da, è uno veramente. dei Battlefield più belli che c'è sì, sì assolutamente ti prego facciamolo 3. RPG Quad e si va. <ride> Basta. Niente. Cioè, poi si parte. Parte come cazzeggio. Poi è Karim non parliamo più perché chi deve avere più kill dell'altro. Sempre. Cioè. Cioè, ma, io già, ma io già. Poi come se fosse una domanda: chi deve avere più kill dell'altro? <ride> Vabbè, raga, ma non è. Lo, devi... lo, lo scopo in Battlefield non è uccidere il nemico, ma rendergli la partita orribile. Questo è lo no, scopo. È sempre... <ride> uccidere sì. sempre lo stesso. Bisogna ogni volta lui che non gioca mai. oddio oh, cioè, io riguardando alcuni vecchi gameplay su, su Battlefield che abbiamo fatto con Nicola, mi sono sempre chiesto: davvero siamo stati in due sul quad per un'ora e mezza tentando di rompere tutto con l'RPG senza mai annoiarci? Perché questo facciamo? Nicola guida male, il quad io sto dietro con l'RPG sparo a tutto quello che si muove, anche i compagni. Questo succede. Per noi quello è Battlefield, quindi non vedo l'ora che esca, anche se per anni non abbiamo potuto giocare perché se ti ricordi non Ci faceva giocare insieme dallo stesso IP, andavamo ah. sì, a giocare solo ognuno due... a casa sua in due posizioni completamente differenti. Vabbè. Boh. Speriamo che, che quest'anno vada bene, perché insomma, sembra um, questo sembra un sacco figo. La, la cosa, la cosa che hanno, su cui hanno premuto secondo me è proprio la cazzimma cioè il cazzeggio più totale sì. Eh, sì. facendo rivedere le acrobazie. Che se si possono fare quelle cose. Diciamo, l'hanno reso più instagrammabile. Secondo me, se hanno facilitato quella roba là. Sì. Ma, alla e, fine, eh... hanno visto che era il materiale più condiviso su Battlefield se ti ricordi. Sì. sì. facevano le views quei video lì. Eh, di Ancora gente adesso? che. Eh, sì. C'è Game Sprout, non so se lo conoscete il canale. È nato con le clip di Battlefield e sta sopravvivendo con le clip di Battlefield, ancora adesso. Ha delle categorie di video, e metà delle clip di quelle categorie è sempre Battlefield. Ma infatti, io ricordo, la, 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 la cosa più funambolica che fa è trovare partite. No, ma non Battlefield 5, proprio Battlefield 3, 4, 1, 5. Anche Hardline ogni tanto. No, <ride> io, creep, io ricordo no, sul 3 cioè farti eh, capire. era bellissimo che ti potevi mettere, ti facevi la riva piena di C4. Arrivavi, arrivava il tuo amico con la barca, lo facevi saltare, facevi a salire, praticamente con la mitragliatrice della barca, un, un punto nell'entroterra <ride> in volo. Lo usavi tipo aereo. <ride> <ride> Che meraviglia. Eh beh, è, è divertente, Battlefield. È molto divertente. Mi dispiace solo che la componente distruttiva degli eh, edifici… Beh, esatto! Tra eh, è, ritorniamo è a Band Company 2, esatto. Band eh, esatto. Company 2 si poteva radere al suolo tutta la mappa, no? E poi, sì. man mano, hanno detto, abbiamo migliorato il E non era vero. Non era no, era vero. tutto scriptatino, quello che c'era nel 3, sì. nel 4… No, quattro... abbiamo finito la memoria virtuale, cioè che si traduce in… Sì. <ride> <ride> però hanno, hanno fatto… Dispiacere. Però hanno buttato fumo negli occhi perché a un certo punto hanno detto: Ok, facciamo che ci sono soltanto i buchi dei proiettili nei muri. Però a un certo punto l'edificio al centro della città cade: cade sempre. Così hanno la sensazione che <ride> ah, sì, sì, si sfascia bene, tutto. Sì, 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 sì. Beh, adesso ci sono i tornati, no? Tipo Just Coast, dal esatto. trailer di questo nuovo. Sì, quindi... questo sembra un po' pazzino. Eh, sì. <ride> eh, se ne erano andati e quindi. Uh, oggi la continuiamo a glitchare. Uh, uh, sì, oggi è sì, Ma c'è un'alternativa a, a OBS. Ninja? Se la trovate con una sapere. madre più morigerata, magari. Ci, uh... Bisogna informarsi, bisogna informarsi, bisogna informarsi. Non so. qualcuno l'ha capita. Grandi ragazzi, grandi. Non l'ho capito, che cosa? si è No, perché prima parlavate di tornadi, no? Io ho detto, vabbè, ce ne erano andati, però non l'ha accolta Nessuno, <ride> oh, Porca miseria. State comunque mai... schillando a evitarle queste battute, sono orgoglioso di voi. <ride> sì, stanno sviluppando l'orecchio stream... streamyard. No, Ma stiamo ragazzi, usando stream... streamyard. No, Streamyard, noi stiamo usando un complicato sistema di scatole cinesi che non stiamo neanche. Sì, sì. Non ci prenderanno mai Allora, diciamo, Uno il sistema più... Proprio... Allora, possiamo, è. Dec possiamo decidere due cose, ragazzi. O, appunto, abbracciare Streamyard e quant'altro, avere una cosa più semplice e diretta per noi. Però, oppure possiamo avere una cosa come adesso, più complicata, ma possiamo modificare meglio le schermate durante le live, in maniera più comoda e versatile. Tanto fai tutto eh. tu Francesco, decidi tu. Io amo complicarmi la vita, così, quindi no, cioè. no, no, noi, noi ci presentiamo quello... e basta. Sì esatto, no. ma, infatti, ma io amo complicarmi la vita, quindi non è un problema. Perfetto. <ride> All... Però figo, la... siamo arrivati alle 18 con un sacco di discorsi interessanti dovevo dire una cosa ma l'ho dimenticata a oh. volte su Battlefield ah. oh, eh, ma e la distruttibilità in, di in generale perché io mi ricordo quando vendevano la distruttibilità come fosse l'innovazione come diceva Karim mm. giustamente a un certo punto questa innovazione si è andata un po' spegnendo però spettacolarizzata perché dice: Vabbè, succede la catastrofe, cambia tutta la mappa. Quindi forse lo accetto di più su Battlefield, ma su altri mm. giochi in cui magari la distruttibilità mm, non era prerogativa principale. Tipo, metti un Crisis: Crisis 1 era tutto distruttibile, Crisis 3 mm. no. Sì, è vero, cioè. ci cioè, e l'uno in che, che modo era distruttibile? Cazzo. Ah, no ha trovato questa, questa, questa cosa qui e io non me la riesco a figurare perché perché forse il peso fu... ecco. eh, se no <ride> sempre nel momento clou del discorso si blocca. ti hai Un interrotto ti ecco, sei fermato aspetta vai. fermo fermo avevi detto forse il peso forse il peso del, del process, processare i vari dati Uh, va a inficiare un attimino su computer, console e quindi hanno detto no vabbè la distruttibilità è troppo complicata da gestire e quindi la simuliamo cioè, io questa cosa qui non l'ho mai capita uh, di, del perché non ci sia più tanta distruttibilità nei giochi non lo so però eh, l'ultimo gioco su cui mi ricordo di aver apprezzato sulla carta la distruttibilità e poi in realtà una volta in gioco sono rimasto così un po' deluso è stato Rainbow Six Siege perché mi ricordo che quando uscirono i teaser di Rainbow Six Siege quello che ci lasciavano intendere era che veramente tu potessi disegnare un buco nel muro, no? E poi infilarci dentro l'occhietto per Assolutamente. vedere. Assolutamente. Però poi a conti fatti in realtà ci sono delle delle zone che possono essere che possono essere distrutte ben precise sono quelle per carità, essendo un gioco tattico ci sta pure che no, tu non possa tirar deve esserci sennò... la standardizzazione eh. diciamo per essere competitivo è eh certo perché se no, veramente poi diventa, diventa un bordello Crackdown 3 Crackdown 3 lo ricordate? Eh? cioè quello dove va, eh, quando eh, ci hanno fatto vedere le prime no, immagini... Crackdown 3, il suo downgrade è stato eh. storico e c'è nell'online. C'è sì, nell'online sì. di Crackdown Trailer. Sì, ma è bruttissima. Non è neanche quella come sarebbe dovuta essere. All'inizio, ti fanno vedere che la distruttibilità è estremamente selettiva. No? Tu, tu, tu spari qui, disegni un buco, cade il muro. Cioè, dici cazzo. In realtà, nell'online, tu spari alla base di un palazzo ed è come se ci avessi tirato sopra una Wrecking Ball. Proprio così <ride> comincia a crollare tutto in pezzettoni enormi. È, è veramente triste quello che hanno fatto con, con Crackdown. Penso sia stato il punto. quello, Penso sia stato il periodo più basso di Microsoft. Sì, veramente è stato quello, sì, cioè non, non, non ne hanno azzeccata una in quel periodo. Adesso si sono ripresi veramente alla grande perché di, di cagate del genere non ne hanno sparate più. Sì, no, il lancio di One e poi l'epoca Crackdown uh, Scalebound and Company è stata brutta, ah. ma cioè, tanta roba. Unico, unico, forse fiore all'occhiello, ma comunque molto sottovalutato, è stato uh, Sunset Overdrive. Che secondo me era molto carino, era divertente. Era grazioso, adesso è diventato ah. multipiattaforma, mi sembra. Si è liberato. Eh, ah, lo, sì? Lo ah okay. no, sì, non credo so se sì. c'è sulla Play, però c'è sul Git pass credo... su PC. Sì. ma forse anche sulla Play, devo controllare. Ma Ci ti... scrivono nei commenti red faction guerrilla ma non solo, anche Red Faction Armageddon, dove si potevano sì? ricostruire le sì. cose di ma, no, ma anche, ma anche... Di eh, esatto, anche red faction in red esatto, faction, faction potevi saltare i livelli con i buchi fondamentali. Sì, è vero. Sì potevi sfondare sì. anche perché era ambientato in, quasi tutto nelle grotte nelle caverne esatto. con, con il lanciarazzi facevi tutti i buchi e giravi le porte chiuse era proprio esatto, esatto. Cioè, invece, non potevi sfondare la porta ma i muri sì era molto sì, 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 Poi, sì parliamo esatto. di macro distruttibilità ovviamente non parliamo del buchetto che ti fa vedere dall'altra parte queste cazzate qui parliamo di macro distruttibilità ma forse no. è la cosa che vogliamo tutti sì. Sì. è un po' troppo no è solo che si passa o da giochi che la implementano come feature sì. la distruttibilità sì. o giochi in cui non si rompe neanche una forchetta esatto, perché esatto. No, non, cioè, sicuramente esatto. è una cosa di sviluppo perché mm. è un incubo credo mettere la fisica e la distribuzione è, di è, 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 cioè, è un gioco a beh, parte praticamente cambia esatto, cambi anche fisica. poi come renderizzi che qualità puoi raggiungere è uno dei motivi originali per i quali Gran Turismo non ha mai voluto i danni esatto al sì. di là delle proprietà intellettuali insomma, delle, sì, mh, delle licenze ecco. esatto le e licenze, poi mi sono mi sono sempre chiesto, giocando ai vari della Stovaz eh, quanto sarebbe figo un della Stovaz con, con i muri che vengono giù. Ci sono dei muri scriptati che vengono giù durante sì, magari sì, qualche sì, boss sì, fight, sì, sì. ma proprio la possibilità tua, visto che hai degli esplosivi molto eh, quello potenti, è fantastico, sì. quello sarebbe fantastico. Cazzo, cioè. Anche perché lì puoi sentire i nemici dietro, dietro le pareti, sì. No? Sì, 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 quindi sì, potresti sì. fare dei trappoloni mm, ah, bellissimi. Secondo me, giusto troppo Sim bellissimi Sim, verrà clippato ed estrapolato fuori contesto, sappilo. Cosa? Eh? Niente, no. <ride> <ride> Comunque, ragazzi, io non voglio fare il, il guastafeste, ma sono le 18. Ed è l'ora di, di dire ciao. Eh, vogliamo cantare la canzone del, della buonanotte, no? Tu vieni così, non vuoi. <ride> Nicola non eh, vuole Nicola cantare con noi. Il Nicola è morto. Mo. Volevo fare addio. addio. Esatto, esatto. Ah, eh, sì, proprio... L'orso nella casa blu. 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 L'uscio. No, quella è <ride> un'altra cosa. Sempre di insesso cioè, casa blu, però. Oh, e Nicola dice si è arrabbiato. Reddit be... è andato. Che poi, sapere la curiosità. Uh, cioè, è proprio Redz che fa partire la chiamata a noi su streaming. Quindi, cioè, manca proprio l'host. Sì, mio. sì, sì, esatto, esatto. Se fossimo eh, stati in gioco conti, come quelli che abbiamo parlato prima, saremmo <ride> caduti tutti. <ride> eh, è, vero. Eh, è vero, è vero. Era, è successo, successo. è successo. Eh, esatto. Però Oddio, dai, è stato un bel ritorno. Sono contento. Eh, esatto, Anch'io. Però possiamo, dai, possiamo, possiamo vedere che cosa ci ci riserva il, il futuro perché tra l'altro ragazzi noi è tanto tempo che stiamo cercando di organizzarci per giocare tutti quanti insieme a, oh, yeah. a qualcosa battle. da morire da vediamo il bellissimo speriamo sarebbe splendido vi, vi piacerebbe vederci giocare con grandissima competenza su Battlefield <ride> <ride> mi sono un po' allenato per Battlefield con il 5 ho ecco. ripreso un po' il 5 Anche ho giocato per... un po' al 5 Ok, che e chi mi chi sono allenato ballo. con Baldo. Penso valga lo stesso <ride> dai, dai, dai. con l'RPG su Baldo, giustamente. <ride> beh Ragazzi, signori, grazie per averci seguito. Alla prossima. alla prossima, ciao. ciao.